Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, oh Signore. I magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e tua madre e fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato il mio figlio. Erode, accortosi che i magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò ad uccidere tutti i bambini di Betlemme e del suo territorio dai 2 anni in giù, corrispondenti al tempo su cui era stato informato dai magi. Allora si adempì quel che era stato detto per mezzo del profeta Geremia: un grido è saturito in Rama, un pianto e un lamento grande. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata, perché non sono più. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Siamo nel contesto di Betlemme, non certo più nella capanna. Si sono accomodati, hanno trovato un alloggio alla Santa Famiglia a Betlemme, subito dentro la città, finita la questione del censimento. E non si mettono in viaggio subito, evidentemente, perché il bambino appena nato, d'inverno, non è il caso di fargli fare un viaggio a dorso di asino fino su a Nazareth, 2 o 3 giorni di cammino. Così che Betlemme vede abitare la Santa Famiglia per i primi 2 anni, a quello che più o meno è detto qui. Erode si sveglia sulle questioni del Messia, perché se lui, i sacerdoti e tutta Gerusalemme in questo senso non erano attenti, non erano molto interessati alla nascita del Messia, del Redentore, così come le profezie indicavano, Dio rende interessati dei cuori che sono distanti. Conosciamo la storia dei magi, persone che vengono da diversi luoghi lontano, forse dalla Persia, così come anche tradizioni dei siti archeologici indicano lì in Persia, e guidano appunto la luce di Dio guida questi personaggi a riconoscere e a cercare da lontano quello che loro non conoscevano. Quindi già dall'inizio abbiamo che i figli di Israele, che sarebbero il popolo eletto per questo evento, perché tutto è stato preparato per questo, sono quelli che non sono interessati. E quello che avverrà con San Paolo, che poi si rivolge ai pagani, è già preannunciato qui. E Gesù dice: Dio può far sorgere figli di Abramo, dalle pietre. Non è che ha bisogno di voi, vi incarica di questo e vi fa il dono di essere portatori della fede che vi è stata donata. Se voi non rispondete, altri saranno invitati al banchetto di nozze, così come anche in molte parabole avviene. Il problema è che è difficile rimanere semplicemente indifferenti alla fede. Prima o poi si scatena qualcosa che è odio nei confronti di Dio stesso o soprattutto di chi ne è portatore. Chi per un motivo che per l'altro. Erode è preoccupato perché dei magi, dei re, vengono da lontano per rendere omaggio al neonato re di Israele, e lui dice: sono io il re. Finge, sappiamo tutta la storia, si fa informare,
i sacerdoti, gli esperti di scrittura, sì sì, deve essere nato, quindi tutti sanno, ma nessuno si interessa. L'importante è andare d'accordo con il potente di turno, che è questo, no? Questo invece riconoscimento della regalità da di fuori fa così alzare un po' le orecchie a Erode, il quale dice: devo provvedere, che io sono il re e anche la mia stirpe è il re. Questo chi è? No? Questione di potere. Quindi, per lui, per altri, ci sono altre questioni. Ed è per questo che organizza la strage, perché appena i magi vanno, perché avvisati anch'essi dall'angelo, non tornano a dire ad Erode dov'è il bambino, perché lui voleva queste informazioni per andare a ucciderlo, no? Quello che si direbbe, no? Un'azione intelligente, no? Colpisco solamente lui. Non potendo far questo, fa una strage di massa. Ora noi abbiamo questa anticipazione della passione di Cristo, no? Il sangue lo insegue fin da bambino, la difficoltà, le traversie, l'indifferenza, la violenza, lo insegue dalla nascita fino alla sua morte, questo è il destino di Gesù. E noi proclamiamo santi martiri questi bambini che sono morti, noi diciamo, inconsapevoli di Cristo. Come possono essere dunque martiri? Questo è un po' un po' tecnica che ci facciamo. Se il martirio è: do la testimonianza a Cristo con la mia vita e il mio sangue, questi bambini erano inconsapevoli che quello era il Cristo, non sapevano nulla. In realtà Gesù, proprio pagando con il sangue il peccato di tutti gli uomini, perché è scritto nel Levitico, nel libro del Levitico, che il peccato va espiato con l'effusione del sangue. Per questo il peccato mortale va pagato con la vita. Nessun uomo è in grado di pagare per i propri peccati, per quanti ne fa, e Gesù, che con il suo sangue innocente, dunque prezioso, paga per il sangue di tutti. Ma il sangue di questi piccoli sono associati nella causa diretta proprio della ricerca di Gesù, perché nella volontà di ammazzare lui, quindi li ammazzo tutti, sono associati, il sangue di questi bambini è associato al sangue di Cristo e quindi vengono ricompresi come martiri, non che testimoniano, ma la loro morte è riconoscibile come direttamente dovuta a Gesù Cristo. E Gesù Cristo li avvolge fin da subito nel suo martirio sulla croce come consociati a sé per questo. Il sangue dei giusti che viene versato in unione con i giusti, con il giusto, l'unico, che è Gesù, riceve un valore. Se muore l'ingiusto, il suo sangue giustamente forse spia una parte del suo peccato, ma se muore un giusto, il suo sangue espia il peccato di altri. Gli innocenti che sono associati al martirio di Gesù preventivamente, con il loro sangue, la loro morte prematura, vanno a contribuire alla redenzione degli altri. E Dio, che nel figlio dà questo potere, questa forza, altrimenti non l'avrebbe di per sé. Però ci sono diverse morti, ci sono alcune morti che sono più preziose di altre, ci sono alcune sofferenze che sono più pure di altre. Tutti gli uomini soffrono, ma chi soffre per se stesso, soffre per se stesso. Chi soffre a causa dei propri peccati, soffre a causa dei propri peccati. Chi soffre a causa dei peccati degli altri, è una sofferenza con un valore differente. Chi soffre in unione a Cristo per la redenzione dei peccati del mondo, appunto, come ho detto, Dio dà un valore ancora più alto alla loro sofferenza, che può essere dal tormento, alla persecuzione, fino a proprio versare il sangue per Cristo. Dunque tutti gli uomini sono amati e salvati dal Signore, se si lasciano salvare, ovviamente.
ma non tutti sono uguali in ciò che fanno, in ciò che donano, nel grado di purezza e nel grado di intenzione. Non siamo tutti uguali, siamo tutti amati da Dio, ma non tutti rispondiamo nello stesso modo e non tutti facciamo le stesse cose e non tutti sono capaci o chiamati o accettano il martirio o le sofferenze con quella perfetta letizia che è data dall'unione con Cristo. Soffro, ma poiché sono unito a Cristo, so che Cristo fa della mia sofferenza, dal piccolo male fisico a quello più grande, fa di questo dolore un atto di redenzione per i miei e gli altri peccati. Sono pochi quelli che nella vita terrena sono in grado di fare questo. Dopo la vita terrena invece non si può più meritare, quindi questo non può più essere fatto. Per questo che si dice che gli angeli invidiano gli uomini solamente per questo fatto. Gli uomini hanno un corpo per essere offerto in sacrificio gradito a Dio. Così è la lezione che noi riceviamo, oltre che le grazie che vengono dai martiri, è che se siamo uniti con Cristo non c'è niente della nostra vita che vada sprecato. Sia lodato Gesù Cristo. Grazie.